No alla chiusura del nido di infanzia comunale e allo smantellamento della SGT Multiservizi. E quanto ha ribadito con forza il corteo che si è radunato sotto il municipio di San Giovanni Teatino per chiedere al sindaco Marinucci di non esternalizzare i servizi. I dipendenti della SGT Multiservizi sono in stato di agitazione dallo scorso 6 giugno, quando in una riunione il sindaco ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di chiudere la gestione pubblica del nido d'infanzia, di procedere all'affidamento esterno del servizio di trasporto scolastico e verde pubblico, di affidare alla SGT Nuoto la gestione di tutti gli impianti sportivi e di proseguire con il project financing del cimitero. Il primo cittadino ha motivato la scelta con i mancati trasferimenti da parte dello Stato, ritardi che non sfuggono ai sindacati, che però non ci stanno e lamentano il ritardo con cui è stata affrontata la questione. Sono a rischio i posti di lavoro di tutte le lavoratrici del nido, ma qui il problema, oltre che occupazionale, è un problema sociale, nel senso che si priva un territorio come quello di San Giovanni Teatino dell'unica struttura pubblica, un nido di eccellenza al cui interno ci sono elevate professionalità che da anni danno un servizio di livello superiore a quello che troviamo sul territorio. In un momento in cui c'è richiesta di servizi, c'è richiesta e anche le norme sui servizi alla prima infanzia stanno cambiando, questa amministrazione sceglie di privatizzare questo servizio. Il sindaco ci ha detto che questa è una scelta dettata dai tagli del governo. Se così è, chiediamo al sindaco di scendere in piazza insieme a noi, perché questo servizio è un servizio di tutti i cittadini e quindi lui rappresenta tutti i cittadini di questo territorio. Noi ci appelliamo a tutto il territorio, a tutte le istituzioni, come abbiamo già fatto, perché si preservi questa bella realtà pubblica che dà un buon servizio.